Buongiorno, buongiorno. Siamo ripartiti da poco, da Magnano, ci siamo fermati a dormire alla Locanda Il Borgo. Oh, sì, la Locanda Il Borgo. Penso sia l'unico posto che di ospitalità a Magnano. Abbiamo fatto fare i panini nell'alimentare di fronte. E nulla, adesso ripartiamo verso il santuario di Graglia. Oggi sembra una bella giornata, il meteo da brutto fortunatamente, insomma c'è bel tempo. La signora Elisa della locanda è molto disponibile, gentilissima, quindi vi consiglio comunque di fermarvi qui se decidete di fare il cammino di Europa in 3 giorni. Adesso proseguiamo. Circa siamo arrivati a Donato dopo aver superato Torrazzo, e praticamente è tutta una camminata, se non verso la fine, per salire a Donato, pianeggiante nel bosco bellissimo, prima di castagni e poi di pini, e devo dire che fino adesso è piacevole la camminata. Adesso ci fermiamo a mangiare qui da qualche parte, c'è anche un bar, e poi ripartiamo verso il santuario. Allora, stiamo uscendo adesso da San Donato in direzione santuario di Graglia, e nulla, praticamente abbiamo mangiato un panino, abbiamo preso un caffettino e adesso appunto siamo ripartiti. Un consiglio generale un po' per tutto il cammino: organizzatevi con i pranzi alla partenza del giorno, quindi alla mattina presto, quando fate la colazione cercate in zona un posto dove potervi far fare dei panini, o comunque organizzatevi per il pranzo, perché tutti i paesini che abbiamo passato fino adesso sono veramente piccoli, a parte qui San Donato, però comunque, anche se come appunto San Donato è un po' più grande, la maggior parte degli alimentari è chiuso durante la pausa pranzo, quindi non troverete da farvi fare dei panini. Nei paesi un po' più grandi trovate dei bar dove poter mangiare qualcosa. Oh,
centinaia di metri dal santuario c'è la casa fiorita, questa meravigliosa creazione di un abitante del posto, e potete fermarvi a fare una piccola dedica del vostro passaggio e mettere il timbro sulla credenziale, e è da vedere, veramente è meraviglioso. So quello che state vedendo adesso è solo una piccola parte, ma è veramente tenuto e curato benissimo. Adesso proseguiamo fino al santuario, mancano veramente poche centinaia di metri e poi siamo arrivati al fine tappa di oggi. Abbastanza verso la fine, è un po' impegnativa, c'è un po' di dislivello, si è sempre nel bosco, quasi sempre nel bosco, quindi ecco il meteo si è graziato e cosa dire, penso sia una divisione di tappa abbastanza giusta, sono circa 22 km. Siamo arrivati al santuario, è veramente bello, e adesso relax. Fine tappa, ci si vede domani. Ciao 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 ciao.